Così svolta. La notizia su Lino e Alessia cambia tutto, retroscena Mediaset dopo Temptation Island. Lino Giuliano di Temptation Island continua a far parlare di sé anche dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Tra le novità degne di nota? La storia con Maika Randazzo è durata come un gatto in tangenziale e l'ex protagonista del reality estivo si dichiara ufficialmente single. In base alle ultime notizie di Gossip, pare pure che il ragazzo si stia preparando per entrare nella casa del Grande Fratello. Lino, secondo le ultime indiscrezioni, non sarà l'unico protagonista di Temptation Island a varcare l'ambita porta rossa del celebre programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Lino di Temptation avrebbe già sostenuto il primo colloquio per il Grande Fratello. Insieme a Lino, garantisce Amedeo Venza, entreranno proprio le due ex fidanzate, Alessia Pascarella e Maika Randazzo. E non finisce qui. Sempre in base alle informazioni condivise da Amedeo Venza sul suo profilo di Instagram, Lino avrebbe già sostenuto il primo colloquio facendo delle rivelazioni ancora inedite su Alessia. Lino avrebbe già sostenuto il primo colloquio per entrare al Grande Fratello. E avrebbe raccontato altri retroscena della sua storia con Alessia. Quindi preparatevi perché entrerà lui, lei e l'altra. Nonostante tra Lino e Maika sarebbe finita, anche se qualcuno si domanda, quando è realmente cominciata? La ex tentatrice continua a pungerlo su TikTok. Di recente, infatti, ha postato un video utilizzando l'ultimo singolo di Elodie, Black Nirvana, scrivendo, "Senza me tu non resisti un'ora, senza me tu non resisti ancora". E poi "Scendo giù nel mare". Frecciatina nei confronti di Lino? Molto probabile. Lino, Maika e Alessia si stanno preparando per ricreare ciò che è accaduto anche lo scorso anno? Come ben ricorderete, nella casa del Grande Fratello avevano fatto il loro ingresso Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti formando il famoso triangolo che ha tenuto banco per intere puntate in prima serata. Poi, proprio nel loft di Cinecittà, Greta ha ritrovato l'amore con Sergio Dottavi e Perla e Mirko si sono ricongiunti. Anche se, visti gli ultimi aggiornamenti di coppia, pare che le cose non siano andate molto bene. Lino Giuliano si renderà conto di essere ancora innamorato di Alessia Pascarella oppure ci riproverà con Maika Randazzo? E come andrà la convivenza tra le due ragazze? Non ci resta che attendere l'inizio del reality show che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe ripartire ufficialmente il prossimo 16 settembre con un doppio appuntamento settimanale.